Radio Radicale, siamo con Generoso Maraia del Movimento 5 Stelle, deputato campano, per parlare della situazione della vostra regione. Allora, voi vi state avviando a un nuovo lockdown, quali sono, come valutate le decisioni che sta prendendo De Luca e soprattutto qual è il grado di emergenza, come lo descriverebbe? Allora, la situazione in Campania è molto critica, ma questo lo sapevamo già durante la prima ondata Covid, perché mancano all'appello centinaia di posti letto, soprattutto in terapia intensiva, che erano stati dichiarati dal nostro governatore nel 2018 per pari a un numero di 610 posti letto, e abbiamo scoperto che non ne ha nemmeno la metà. Da lì nasce tutta l'emergenza in Campania e tutte le decisioni che sta prendendo il governatore, che a questo punto sono sensate, di buon senso, perché tenendo in considerazione questa realtà sanitaria, di conseguenza lui poi ha bloccato le scuole e tutto, insomma, anche i reparti più delicati che lavorano soprattutto nelle ore pomeridiane. Ecco, adesso che cosa succederà? Voi pensate che la situazione con il lockdown si tranquillizzerà, comunque cambierà la tendenza? Allora, con la chiusura delle scuole sicuramente ci sarà una pressione, si alleggerirà la pressione sui trasporti, che è l'altro vero problema. Quello che ci auguriamo è che ci sia un buon lavoro soprattutto sulla tracciabilità, sui contatti diretti, e quindi i servizi epidemiologici delle ASL provinciali devono lavorare bene. Sappiamo che c'è il supporto da parte del commissario Arcuri e da parte della Protezione Civile, c'è stato un incontro in regione e quindi il governo vuole fare la sua parte a supporto della regione Campania, del governatore che è anche commissario alla sanità, e quindi c'è la parola d'ordine in questo periodo è collaborazione. Senta, secondo lei nel governo c'è una visione comune su quello da fare? Allora, molti hanno discusso in questi giorni sul fatto che tra Speranza e Conte ci sia una visione diversa, magari quella di Speranza è più vicina a quella del governatore De Luca. No, io credo che così come è stata organizzata la risposta a questa emergenza finora attraverso consigli dei ministri che hanno elaborato una linea comune, così si continuerà a fare oggi. Non abbiamo bisogno di scontri tra il ministro Azzolini e il governatore Campano, abbiamo bisogno di mediazioni e soprattutto di buonsenso. Certo, un'ultima questione, lei lo prenderebbe il MES e cosa ne pensa di questa riunione che c'è oggi pomeriggio? Pensa che sia una manovretta per allargare la maggioranza oppure ritiene che ci siano delle ragioni buone, visto che la situazione che lei mi ha descritto anche per la Campania? No, noi diciamo che per ora abbiamo abbiamo questi 209 miliardi che sono importanti e vanno sfruttati e sono a disposizione. Abbiamo chiesto anche un anticipo del 20% proprio per far fronte all'emergenza sanitaria. Su tutto il resto è stato chiaro, molto chiaro, il nostro presidente Conte nel dire che bisogna valutare in modo attento se utilizzare questo strumento, che è uno strumento che comunque nessuno Stato europeo ha utilizzato finora. Conte è stato chiaro? È stato chiaro, bisogna fare una valutazione con tutti i partiti di maggioranza e quindi anche con il Movimento 5 Stelle, anche in questo caso credo che si arriverà a una posizione comune, a una sintesi. Bene, io la ringrazio molto, grazie a Generoso Maraia del Movimento 5 Stelle. Arrivederci.